Rientriamo in diretta ai studi di Radio TV Azzurra RTA per il programma Today Sport condotto da Rosario Carraffa per la redazione di tutto Palermo.net. Grazie a tutti voi ci stiamo seguendo in TV, lo ricordo sempre, il canale l'878 del Digitale Terrestri in FM 91.8 94.3, ci stiamo seguendo tramite la diretta Facebook, tramite lo streaming e tramite l'app di tutto Palermo.net e RTA, ma da oggi in poi ci stiamo seguendo anche tra l'America dal canale Ciao USA, Ciao USA per l'esattezza. Grazie davvero a tutti voi ci stiamo seguendo anche dall'America, tanti siete gli italiani e i siciliani soprattutto, e vi trovate negli Stati Uniti d'America. Però adesso abbiamo un graditissimo ospite, un ex centrocampista del Palermo, ha vestito la maglia del Palermo dal 91 al 96, ben 84 presente in rosanero. Mi sto parlando di Massimiliano Pisciotta. Ciao e ben ritrovato a Today Sport. Buon pomeriggio ragazzi. Beh, con te subito voglio parlare di questo Palermo, Palermo che è in costruzione, ancora mancano dei tasselli naturalmente da dare in mano a Roberto Boscaglia. Quali sono le tue sensazioni? Sei seguito le ultime proprio in casa, rosanero? Sì, sì, sto seguendo naturalmente come tutti il, diciamo il nascere di questo nuovo Palermo, sì. E manca ancora, ben detto te, dei tasselli secondo me importanti per la categoria. Niente, siamo in attesa. Sono fiduciosissimo per quanto riguarda la dirigenza del Palermo per una rosa importante a Boscaglia, perché il campionato di Lega Pro e specialmente il girone, diciamo tra virgolette, del sud è molto complicato. Beh, arrivano tanti messaggi anche per te, ci chiedono cosa fa adesso Pisciotta, noi lo sappiamo, però è giusto che lo ricordi tu. E appeso sì le scarpe al chiodo, però adesso è alleni, possiamo dire questo ovviamente. Sì, 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 adesso alleno a tutti gli effetti, il mio mondo è rimasto questo qua, sì. Passo soltanto questo di, diciamo, per vivere, gli dedico 24 su 24. Beh, invece parlando proprio anche di Serie A, naturalmente sono tante le squadre che si stanno rinforzando, naturalmente un campionato atipico dopo la pandemia che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora per quanto riguarda il Covid-19, secondo te la favorita rimane sempre la Juventus con l'Inter e la Lazio che possono stare dietro, e la sorpresa che ormai non è più sorpresa Atalanta, oppure ci può essere davvero qualche sorpresa in questo campionato, lo ripeto ancora una volta, possiamo dire forse atipico? No, come ben detto te, le squadre sono quelle che hai citato te. La legge dei grandi numeri, prima o poi la Juve non vincerà un campionato, no? Quello è. Deve capitare per forza, per la via delle dei grandi deve numeri. Deve capitare. Io sono due anni che dico la Juve è sempre quella più forte. Quest'anno, con l'avvento di Conte dall'Inter, pensavo che qualche problema era la destra, invece ha vinto il campionato, anziché di vincerlo come al solito a gennaio, l'ha vinto a marzo. Sì. Però alla fine i numeri sono sempre gli stessi, quindi vedo sempre Juve avanti agli altri, subito dopo vedo l'Inter e l'Arco. Sì. Quest'anno vedo un po' più arretrate il Napoli, la Roma e la Atalanta. L'Atalanta penso che negli ultimi anni sta facendo un grandissimo campionato, sì. Però per vincere un campionato serve qualcos'altro. Sì. Per quanto riguarda invece, ritornando a parlare di Serie C, Genoa e C, beh, io lo considero una B2 per le varie squadre che ci sono. Abbiamo parlato naturalmente durante anche questa puntata del Bari, che naturalmente ha perso in finale dei playoff, come già tutti sappiamo. C'è anche la stessa Ternana, lo stesso Catania che si sta rinforzando, il Trapani che viene dalla Serie B ha avuto problemi societari ma ha cambiato società, lo stesso Avellino. Beh, possiamo dire che effettivamente è davvero difficile poter arrivare primi in questo girone, rispetto forse anche agli altri due gironi, se andiamo ad analizzare le varie squadre, mi riferisco a quello A e B, forse questo C ha un livello tecnico di poco superiore. Sì, sulla carta sicuramente ha un livello tecnico superiore, quello non ci piove, però no, non ci dimentichiamo che noi siamo il Palermo. Sì. Nulla vuole togliere alle altre squadre che hai citato, però noi siamo il Palermo, quindi il Palermo non assolutamente come tante altre città, per l'amor del cielo, meritano qualche altra situazione, però non siamo il Palermo. Il Palermo, sì, non deve avere timore e paura di nessuno. Abbiamo uno stadio che tutto il mondo ci invidia, vediamo i tifosi, come adesso te hai detto, hai citato, adesso anche in America ci sta anche il programma. Sì.
Quindi ripeto ancora una volta, noi siamo il Palermo. Sì. Il Palermo deve vincere questo campionato. Non sarà facile, non sarà una passeggiata, sarà anzi, altrettanto. Però dobbiamo vincere questo e poi pensare già al prossimo. Beh, quanto è importante avere comunque in una squadra che vuole vincere il campionato la cosiddetta punta centrale di esperienza che riesce a fare 15 e 20 reti in stagione. Il Palermo sta cercando adesso proprio questo, ha trovato il centrocampista, a breve chiuderà anche per Bro, però manca il cosiddetto centroavanti di ruolo vero e proprio, perché negli esterni siamo coperti con Santana, grande esperienza, e Floriano che ha dimostrato di essere un grande giocatore. Però quanto è importante poter vincere un campionato, però si deve avere sicuramente la punta che fa tante reti. È talmente importante che se non la trovi non vinci. Certo. Io ho fatto, penso, ormai tutte le categorie di questo mondo nella Serie A, e la Serie A non l'ho mai fatta. L'ho dato conto diverse volte, quando abbiamo stato in B, in Coppa Italia. Quindi, ti dico, se non trovo la punta importante, poi attenzione, non è importante, la punta è importante che va in doppia cifra. Sì. Il Palermo è il campionato, chi sia il Palermo, che sia l'Avellino o il Bari, non vincono il campionato. Sì. Quindi è fondamentale in tutte le categorie trovare una punta che possa fare. Infatti iniziare il campionato non avendo ancora la punta centrale non potrebbe essere magari un errore che si potrebbe pagare nel corso del campionato, oppure tu pensi che possa arrivare anche entro la fine della chiusura della sessione di calciomercato? Ma guarda, l'importante è che arrivi. Io penso, tanto questo, io penso che gli addetti ai lavori del Palermo non sono stupidi. Sì, infatti. Grande esperienza. Sicuramente avranno puntato qualche elemento in questo momento qua, o ha difficoltà a spostarsi o qualcos'altro, perché non possono. Io penso che i grandissimi attaccanti vorrebbero venire a Palermo. Sì. Quindi io penso che loro stanno puntando qualche giocatore, però nel calcio mercato sono tante sfaccettature che noi, io so, che qualcuno non sa, certo. E devono accadere in determinate situazioni per potersi muovere. Però penso che gli addetti, la del Palermo, ripeto ancora una volta, Sagramolo e Castagnini, grande esperienza, sì. Stanno aspettando quella situazione là, quindi io penso che poi è un puzzle, no? Certo. E basta che si muove la punta, io dico non è una stupidaggine, no? Sì. Si muove il Dzeko della Roma con Milik. A catena si muovono tutti, e di conseguenza il puzzle prima o poi viene a cadere anche in Lega Pro. Quindi si muovono un po' tutti quanti le punte. Beh, ultima domanda te la faccio, ovviamente tu sei allenatore, quindi esprimi un giudizio su Roberto Boscaglia, anche se non deve essere presentato, però possiamo dire che è uno dei tecnici più esperti di tutta la Serie C, ha vissuto diversi anni in Serie B, ha dimostrato il suo valore, effettivamente puntando su lui possiamo dire che già è una garanzia per il popolo rosanero. No, quello sicuramente non ci gioca, ha già vinto il campionato, un tecnico già in ascesa importante, non condivido il suo modo di giocare, attenzione, non è che dico non è buono, certo, sì, ognuno ha il suo distante. sì, non ho preso la lingua, cioè, da questo, sì. Qua. Però è un tecnico che ha vinto, un tecnico che sta facendo benissimo negli ultimi anni, quindi io penso che c'è un po' di tempo, c'è il tempo giusto per il prossimo anno che poi non si Serie B, questo tutti gli scontri di questo mondo. Però ti ripeto, non è il tecnico che io mi fa impazzire a livello tecnico, tattico, però in questi ultimi anni ha vinto i campionati, sta prima alla sera. Diciamo che sei, però nel complesso possiamo dire che sei ottimista per questa nuova stagione del Palermo. No, io sono di natura ottimista, io penso che il Palermo merita qualche altra situazione di tutto. Sono contento finalmente che il Palermo dei palermitani, sì. Sono strafelice di quello che stanno facendo i dirigenti del Palermo, mi do un grandissimo in bocca al lupo per la nuova stagione e sono convintissimo che con il 12° in più che sono i tifosi, sì, è vero. Se non il 13° o il 14°, perché Palermo è una piazza incredibile. Sì. Io ho giocato a Palermo. Io ogni volta che sento parlare qualche ragazzo qua in Toscana, dicono ai tifosi, non sanno veramente che significa essere palermitano e essere un tifoso del Palermo.
e giocare in quello stadio tutti attaccati. Eh sì. Ti ripeto, ancora una volta, io parlo con te, c'è i brividi, perché sì, ho giocato, so quello che significa. Beh, so chissà se significa. Non rivedremo qualche volta Massimiliano Pisciotta di nuovo a Palermo, ovviamente all'interno della società. Mai dire mai, penso, giusto? No, ma nella, il mondo è talmente piccolo, guarda, che può succedere veramente di tutto, ma in questo momento qua quello che conta è vedere un'altra volta il Palermo su palcoscenici importanti, sì, quello sì, che sì, ci meritiamo. Eh sì. Grazie ovviamente a Massimiliano Pisciotta, se vorrai fra qualche mese ci risentiremo magari commentando le prime giornate di campionato. Grazie di vero cuore a nome di Rosario Carraffa, di RTA, di tuttopalermo.net. Ciao! In bocca al lupo a tutti, ragazzi. Adesso ci fermiamo.